Doveva arrivare alle 8.45 di questa mattina ed invece il suo treno speciale destinazione Italia ha fatto ingresso in stazione a Fano ieri sera alle 23.20, spiazzando tutti, cronisti e testate giornalistiche, meno i soliti ben informati e gli appartenenti alla sezione fanese del PD con i relativi assessori che lo hanno aspettato sulla banchina del binario ed accolto calorosamente. Questa mattina quindi programma stravolto, niente passeggiata tra i banchi del mercato e il rullino di marcia invertito, con un quarto d'ora accademico di ritardo. Ma i 60 minuti di Renzi sono finiti puntuali alle 10.10. Questo viaggio in treno serve per ascoltare. Non è il solito tour in campagna elettorale, tante volte li ho fatti anch'io, in cui uno va e parla, ma incontriamo realtà diverse. Oggi abbiamo incontrato realtà legate alle start-up, legate all'innovazione, al farmaceutico, alla cultura, alla tradizione archeologica di questa città. Dunque un viaggio nell'Italia profonda, in questo caso delle Marche, che sono una regione meravigliosa per la quale dobbiamo lavorare di più sul terremoto, ma che continueremo a seguire con grande intensità. Un po' di ritardo, scusate. La giornata renziana inizia quindi varcando Porta Maggiore alle 9.25 in un pincio presidiato, in forze da carabinieri e reparto celere, oltre che da numerose unità della polizia locale e personale in borghese, che ha assicurato un percorso in sicurezza all'ex premier, il quale, dopo pochi passi, è stato accolto dalle autorità cittadine, sindaco in testa. Nel suo breve tragitto non ha mancato di fare un po' di pubbliche relazioni con una mamma con carrozzino che ha rischiato di essere travolta dalle truppe e dai giornalisti che lo precedevano. Tempi serrati anche per il momento culturale del suo passaggio a Fano, la visita al museo virtuale della Via Flaminia. Di chi è questa struttura? È realtà comunale? Questo è il distretto culturale evoluto, è un progetto finanziato dalla Regione Marche. Rapito dalle delucidazioni del professor Clini, responsabile scientifico del progetto, sulla portata tecnologica di questo spazio, ha subito calato l'asso. Ditemi cosa vi serve. Il sindaco lo informa dell'acquisizione del Teatro Romano. Quanto vi costa? Chiede a seguito. E l'assessore Marchegiani, pensando alle potenzialità di una simile occasione, si lascia scappare un 5 milioni di euro. Possono bastare. Chissà, vedremo se il potenziale premier si ricorderà di tutto questo. Certo è che uscendo e apponendo la firma sul registro, il commento è stato: questo è il modo giusto per avvicinare i giovani alla storia e all'arte. Buongiorno, come state? Buongiorno, bene, avanti. E si sono fatte le 9.45 alla Sala San Michele, dove il rettore dell'Università di Urbino, Vilberto Stocchi, ed il direttore del Dipartimento di Biotecnologia lo attendono per mostrare gli spin-off dell'Università e le start-up del settore scientifico e anche le esperienze di coworking create da Cora Fattori e dai suoi collaboratori come alternativa al posto fisso e per dare ai giovani che vogliono farsi spazio nell'imprenditoria un punto di partenza. Renzi, chiudendo la giornata con il suo intervento su questo argomento, chiude dicendo: non credo che il posto fisso non ci sia più, ma la società è cambiata. O abbiamo la mentalità pronta ad aprirsi e a mettersi in gioco o non andiamo da nessuna parte. E poi si tuffa nel pulmino e sale sul treno. Lo attende la seconda tappa marchigiana, le zone terremotate.